Buongiorno, mi chiamo Laura Ralla e cosa faccio? Faccio un sacco di cose nella vita. Sono massaggiatrice, riflessologa, vari livelli di Reiki. Mi reputo un po' una strega buona. Allora, ho saputo di questo evento perché sono tanti anni che seguo Patrizia e per cui l'ho saputo nel nostro gruppo. Ho deciso di partecipare perché sto seguendo il percorso Vita Straordinaria e Patrizia ci ha dato questa occasione di questi 3 giorni di seminario che ci ha fatto come regalo. Noi abbiamo solo pagato le nostre spese di hotel e di viaggio, per cui chiaramente ho voluto partecipare. Anzi, mi trovavo alle Canarie, ero già lì a fare un'altra cosa spirituale. E sono venuta qua, ho preso l'aereo e sono arrivata qua, sono arrivata a tutti i costi. Allora mi sento più leggera perché ho capito delle cose. Innanzitutto che devo essere sempre più me stessa, liberandomi da tutti i blocchi che ho intorno, il giudizio, l'autogiudizio. Poi un'altra cosa che mi sono accorta è che io soffro molto di sta cosa del giudizio, però sono anch'io giudicante, perché giudico chi mi giudica, chi penso che mi giudica, una cosa complicatissima. Per cui diciamo che sono venute fuori delle belle cose, comunque mi sento molto bene, con una nuova grande motivazione anche di lavorare su di me, appunto per eliminare ancora queste cose, affinarmi ancora di più. Allora, mi porto a casa da questi giorni, intanto siamo stati in luoghi incredibili che anche senza fare il lavoro spirituale era già madre natura che ci riequilibrava, ci metteva a posto, luoghi bellissimi con energie incredibili. Poi mi porto a casa tanti nuovi amici che ho incontrato, mi porto a casa anche, non lo so, Patti l'ho vista in un altro modo, è come più rilassato, forse perché appunto non è una cosa così impegnativa come, bueno, è impegnativa, però l'abbiamo presa in maniera più rilassata. Mi porto a casa per cui anch'io più rilassatezza alla fine, più rilassatezza e più apertura. Ah, e in più mi porto a casa, ragazzi, che l'altra sera ho fatto uno spettacolo bellissimo, per cui devo iniziare a recitare. Lo applicherò nella mia vita intanto che ho voglia appunto di continuare a recitare. Poi sto anche scrivendo un libro e per scrivere il libro devo appunto essere me stessa. E queste sono le cose principali. Ah, poi anche mi sono accorta che tutte le cose che faccio io sento una gran fatica così. E mi sono accorta che in effetti è vero che io faccio una gran fatica perché non ho la patente, per cui a settembre mi iscrivo a scuola guida. Spero, perché non si sa mai nella vita che non sarà mai più come prima, comunque questa sfiducia che ho nella gente. Sì, grazie Patrizia, veramente di cuore, di questa esperienza. È stata bellissima, veramente, soprattutto quella montagna, bello, veramente. Grazie, grazie, grazie.